Sono arrivati loro, Benji e Fede! Ciao a todos! Sai che noi siamo sempre troppo felici di avervi qua, siamo sentiti per telefono l'ultima volta, tra l'altro, ma aspetta, prima di parlare di tutto quello che c'è da parlare, tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri, caro Benji! Tanti auguri a te! Perché ieri era il suo compleanno e tu gliel'hai fatte di ogni, meno male che poi sul finale ti sei ripreso. Però sapete qual è la cosa assurda? È che lui mi abbia detto: il prossimo anno ho 8 mesi per preparare la vendetta. Ho detto: come vendetta, come minimo, mi devi fare una statua. Ma perché smettila. Vendetta? Perché devi fare te che ti supporto. Cioè, ma perché tra storia. Tutti i vari scherzi, però gli hai fatto anche una canzone. Quindi ho detto: ci mancava solamente la finestra, una chitarra sulla finestra, e lui i capelli da raperonzo. Lo vero? Le trecce. Ragazzi, come state? Mi trovo in ottima forma, sì, belli carichi, pronti per questo giro di live. Insomma, impegnativo anche, no? Non vediamo l'ora. Iniziamo il 7 luglio da Napoli, che poi Napoli è sempre super calorosa, quindi sarà un'occasione per partire col botto, col tour. Beh, e poi dopo ci sono tutte le altre date che insomma vedono Reggio Emilia il 10 di luglio, il 12 a Padova e poi si segue, si continua. 13 luglio Cattolica, il 24 di luglio a Taormina, l'11 di agosto a Lecce, 20 di agosto a Maria di Pietrasanta, questo in attesa di poi quelli che saranno due appuntamenti molto molto speciali, importanti il prossimo autunno, giusto? Sì, sì, a Milano saremo al forum per il secondo forum della nostra carriera, quindi sarà una figata a novembre e poi dopo Pallalo automatica per la prima volta a Roma. Due palazzetti. Ecco, che saranno il 16 novembre a Milano e il 25 di novembre a Roma, insomma. Quindi, vabbè, avete tutto il tour estivo per carburare per bene. Per carburare, caricarci, arrivare ai due palazzetti proprio super rodati. Esplosivi quasi. E poi dopo cercheremo di tirargli fuori qualcosa, se già, no? Vabbè, vediamo. Io racconto tutto a te. Hashtag Benji e Fede RTL 102.5 per i vostri messaggi, non che ci sia bisogno di ricordarlo, perché siamo già invasi. Ragazzi, sono attivissimi sui social, con le loro stories, con le magliette qui ufficiali del tour, ci sono tante cose. Sembriamo quasi dei promoter. Insomma, c'è una sorta di Moscow Mule Mania anche, no? Sbaglio? Sì, 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 l'abbiamo fatta partire questa febbre di Moscow Mule. Questo balletto assurdo che abbiamo preso dall'India, che abbiamo portato qui in Italia. Tra l'altro è molto difficile. Sì? Non tutti riescono. Ragazzi, per ogni cosa ci vuole il giusto impegno, no? Certo. Non guardare me, perché io sicuramente non ci riesco a prescindere. Ce l'abbiamo fatta noi, guarda, non lo so perché allora con me. Magari se restate con noi tra poco faremo un ripasso. Vai volentieri, in diretta, dai, in radiovisione e poi appunto su tutti i social, visto che loro sono molto attivi, compreso anche il nostro, e poi magari andremo nel nostro social corner, sì, miliardi di se messaggi, se c'è voglia, non so, ma certo che abbiamo voglia, ma ci mancherebbe altro, così, cioè, fai la Moscow Mule Mania anche tu, il nostro Andrea Conti, poi la pubblichiamo. Andiamo nel nostro social corner, dove c'è il nostro Andrea Conti, che si dice? Grazie per buon cuore, caro Fabrizio. Allora, premesso che comunque siamo in trend topic tra seconde prove scritte, mondiali, eccetera, quindi insomma qua stanno a chiedere tutti di questo tour. Facciamo un po', la domanda principale è la scaletta, naturalmente la domanda più semplice è se ce l'avete già pronta, ma senza ragazzi la scaletta sì, noi ce l'abbiamo già pronta, sì è super pronta, però la prima canzone con cui aprite il concerto. Ma non si può dire. Ma certo che si può dire. Avanti, siete su RTL, siamo lì. Dai, possiamo dirlo. Casa vostra. Ma che cavolo dici? Non si dice. Perché non si dice? Ma perché no? Deve essere una sorpresa. Io però faccio la parte del buono questa volta. Ti posso dire una cosa? Dica. Che in questo concerto, nella scaletta, ci saranno tante canzoni di Benji e Fede. Cioè, lo so che è una sorpresa, ma... Mamma mia. No, io sarei per dirlo. Non dirlo. La prima canzone, spoileriamo, mancano 3 giorni. No, lo scopriranno quando... Diciamo la seconda. No, piuttosto no, non ci sto, la seconda no, piuttosto la prima niente. Vabbè, senti, no, io fatto, sono con Andre. Ha fatto bene Fede a tirarti le secchiate di ghiaccio. Mamma mia, ma gliel'ho fatti tutti secchiate di ghiaccio, torta, guarda, si meritava anche qualcos'altro forse. No, poi quel gran bottiglia su quella canzone invece è stato un pensiero molto molto dolce. Allora, ricordiamo queste date, abbiamo detto 7 di luglio, ormai ci siamo, a Napoli poi 10 luglio, Reggio Emilia, Padova il 12, il 13, Cattolica, Taormina il 24, se parliamo di luglio, invece ad agosto gli appuntamenti sono l'11 a Lecce e il 20 a Marina di Pietrasanta, e questo vuol dire che insomma ci sono un paio di finestre anche per concedervi un po' di vacanza. Cosa c'è? Perfetto. Vorremmo fare una vacanza lavoro e scrivere quest'estate, scrivere tante canzoni nuove, però mi piacerebbe farlo in Sicilia dopo Taormina e
Cioè, non lo so, ogni volta. Basta, basta, vattene via, divento solista. Ogni volta che veniamo qua si mette così, io come faccio a parlare? Ma meglio se stai zitto. Okay, c'è zizzania, c'è baruffa nell'aria. E poi, ovviamente, in Salento ci piacerebbe fermarci quest'estate dopo il concerto di Lecce l'11. Fare Ferragosto in Puglia sarebbe bello. Bene, insomma, quindi già le fan sanno, sanno dove cercarci. Ci sono già dei presidi un po' in tutto il Salento di avvistamento e poi insomma. Ecco. Bene, immagino che adesso ci sarà un'impennata anche nelle prenotazioni delle vacanze in Salento da parte di tutte le ragazze che stanno scrivendo i loro messaggi al 349-349-105 oppure hashtag Benji e Fede RTL 105. Vabbè, l'importante è che riescono anche veramente a farsi un po' di vacanza, un po' di relax, no? E ci vuole. Dai, mi stavo perdendo nei messaggi, tantissimi messaggi, approfittate per salutare i vostri fans, le vostre fans che stanno scrivendo una marea veramente di messaggi. Ciao ragazzi, grazie mille di tutto il supporto che ci date sempre, vi vogliamo bene e vi sentiamo nell'aria, vi sentiamo nell'aria e nel cuore. Poi scrivono anche se per caso la canzone degli auguri un domani potrebbe entrare. Ma ne faccio molto. Una più bella, ne faccio. A me piace molto, io ci lavorerei. C'è ancora un po' da migliorare, Fede, sulla scrittura. Ma cosa, ragazzi? Ma cosa? In un'ora l'ho fatta di notte. Si sente. Ma come? Vabbè, non ti preoccupare che si sente. Che no, conta, no. Beh, questo non me l'aspettavo da te veramente. Dai, te l'ho detto, è una figata. Allora, è una figata o si sente? Ma mi piace insultarti, però è stato tra bello. Poco. Okay. Allora, con Benji e Fede stavamo parlando di tante cose, perché poi qua ci sono le date, quelle prossime, ma ci sono anche quelle meno prossime, ma anche quelle molto importanti, no? Dicevate il secondo forum, la prima volta al Parola Automatica, quindi insomma anche lì esatto. C'è un minimo di tensione. Sì, no? C'è tensione, più che altro voglia di fare bene, perché stiamo progettando appunto i live che rispetto alle date estive magari avranno una concezione diversa, magari non lo so, lo show che sarà appunto impuntato solamente per i concerti evento che saranno quelle due date. Secondo me quest'estate il sound sarà molto fresco, molto appunto estivo, molto carico, dei pezzi un attimo più carichi, mentre quest'inverno ci sarà, quest'autunno nei palazzetti faremo qualcosa anche un po' più romantico, mettiamo sì, così. Sì, possiamo pensare anche delle belle iniziative, anche per quanto riguarda il merchandising, fare del merchandising solo per quelle date. Insomma, stiamo pensando a delle belle cose. E poi a me piacerebbe, non so, che ci fosse un'altra canzone nuova per i palazzi. Però non dico niente, dai, basta. Ah beh, però insomma questo, sì, questo già potrebbe essere. Questa è una cosa molto bella che... E anche degli ospiti, niente. No, però oltre agli ospiti, appunto, che non potete spoilerare adesso, però stavo pensando che con questa Moscow Mule Mania, cioè visto che avete sdoganato, potreste anche fare i ballerini su qualcosa, no? A livello di coreografia. Io sono sempre stato abbastanza negato, ma secondo me solo perché non mi applico abbastanza, come mi dicevano a scuola, no? A me è sempre piaciuto molto, poi ho degli amici anche che ballano, prima o poi ce la farò. E tra l'altro, parlando del balletto ai concerti, e adesso non posso dire che cosa c'è, però questo è un piccolo spoiler. Faremo sul Moscow Mule, faremo una cosa molto speciale di coreografia che potrebbe coinvolgere anche i nostri fan. Ah, però, bene. Non dico nient'altro. Va bene. C'è va bene. La Zac che è impietrita, non sta capendo quello che tu stai dicendo. No, ma perché non l'ho capito neanche io. Lancia il sasso, nasconde la mano. Cioè, sì, e poi non vuole neanche dire il primo pezzo della scala. Cioè, no, boh, veramente. Ragazzo, ragazzo non parole, lo capirò mai, cioè, mai. Una cosa incredibile. Vabbè, insomma, magari ci sarà un barman che preparerà del Moscow Mule. Ecco, quello volentieri. Siamo arrivati al momento dei saluti, non soltanto di questo programma, ma anche di Benji e Fede. Grazie, è stato un piacere vedervi. Grazie per averci seguito qui a RTL. Grazie per averci ospitato, è stata una figata. E grazie a tutti i fan che sono fuori, anche qui dalla radio, ad aspettarci. Stiamo arrivando ad abbracciarvi e salutarvi. Bello, bello, bello. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi del supporto che ci date sempre voi come radio anche quest'anno. Grazie mille, davvero di cuore. Grazie a voi. Di cuore.